Il sabato delle idee futuro remoto con le istituzioni e le università all'Istituto Righi di Fuori Grotta per affrontare il tema dell'impatto della robotica sul mercato del lavoro italiano. Claudio Ciccarone. Sono passati 9 anni da quando Fondazione SDN e Università Suor Orsola Benincasa di Napoli hanno dato vita al Sabato delle Idee, iniziativa che propone nuovi e diversi luoghi di discussione dove risvegliare le capacità critiche e propositive della società civile partenopea. L'incontro di novembre si pone nell'ambito della 32esima edizione di Futuro Remoto. Come luogo di discussione è stato scelto l'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi di Fuori Grotta e come argomento la robotica e l'intelligenza artificiale, con approfondimenti sulle possibilità lavorative che sarà in grado di offrire questo settore tecnologico. Molto spesso si pensa che il robot possa essere un'alternativa all'uomo che toglie i posti di lavoro. A mio avviso questo non è vero, perché il robot deve essere uno degli strumenti a disposizione dell'uomo e ne sarà un suo attributo, diciamo, in un certo qual senso, sarà sempre l'uomo a guidarlo e a condizionarlo. Professore, come si fa a incuriosire e formare i ragazzi alle nuove tecnologie? È molto facile e comincia dalle scuole. Ragazzi, i nativi digitali, hanno un approccio con la tecnologia che è totalmente diverso da quello che abbiamo avuto noi. Bene, di qui a 10-15 anni potremo avere dei personal robot nei nostri ambienti, nelle nostre case, e lo daremo per scontato. Cosa propone la Regione Campania per lo sviluppo di queste nuove tecnologie in ambito lavorativo? La Regione Campania favorisce ad esempio l'introduzione nel mercato del lavoro dei nostri dottorati, i nostri dottorati innovativi. Abbiamo appena investito 10 milioni di euro, abbiamo favorito l'ingresso di oltre 200 giovani nelle aziende che possono spendersi queste competenze digitali su cui sono stati formati. Hanno partecipato al dibattito rettori universitari, ricercatori, dirigenti scolastici, rappresentanti delle istituzioni, filosofi della scienza e della tecnologia e sindacati.